facciamo un video anche. È Bologna, una delle due più grandi d'Europa. Non sono tante le dune, altre 100, più di 100 in Europa. Eccola qua. Questa, siccome non sale rapidamente, come per esempio la duna di Pilat, che è la più alta d'Europa, 120 metri sotto Bordeaux, sale in maniera molto graduale, quindi non si ha la percezione come vedendo la duna di Pilat, che invece sale in maniera molto verticale. Le altre dune più grandi, più alte che ci sono in Europa, sono per esempio in Portogallo la duna di Sagredo Porto, che è a 50 metri, in Sardegna la duna di Piscinas e Portopino, e sto girando le dune più belle d'Europa o le più grandi, le dune mobili di Danimarca, la duna di Artola non è male, in Spagna molto verde, vicino a Fuengirola, Marbella. Le dune di Capo d'Agata, che però non ho visto solo le immagini. Nel mondo non è che ci sono tante dune alte più di 100 metri. Dicevamo appunto quelle di Danimarca, che vengono chiamate dai danesi le Alpi, che sono dune mobili, che cambiano ogni giorno. Intanto vi faccio vedere una panoramica. Questa zona qui tra Tarifa e Cadice è ovviamente molto colpita dal vento e quindi è un po' la patria dei kiter, no? Il kite. E dicevo, nel mondo le dune più alte, alte centinaia di metri, ce ne sono in Namibia, in Cina e in pochi altri posti, in Sud America addirittura altissime. Parliamo di dune solo di sabbia. Salendo, ovviamente, come dicevamo prima, è molto differente da quella di Pilat, dove fai più fatica perché è tutto molto più verticale, però se ci metti un po' di foga sali velocemente. Qui è tutto molto graduale, un po' più lunga, anche se ci metti foga dovresti correre per raggiungere la cima come nello stesso tempo di quella di Pilat. E quindi siamo in zona Barbate, sotto Coni della Frontera, diciamo 20 minuti da Tarifa, 20 da Barbate. Tarifa, che vi ricordo, praticamente un pezzo di Europa in Africa, famosa per il vento, tutta questa zona, c'è un parco eolico qua dietro a Tailville, ci hanno detto che ci sono estati dove a luglio, agosto ci sono tipo 20 giorni su 30 di vento unico. Zona molto verde, sia qua sulla costa, ma all'interno è straverde, straverde. Ovunque ci si metta, per guardare la duna è spettacolare, tra il verde e questi pini marittimi. Quando si arriva in cima si vedrà tutto il verde intorno degli alberi. Siamo in cima alla duna. Molto bello la cima perché è molto grande e confina proprio all'altezza di 100 metri, confina con tutti questi. Vegetazione fitta, fitta,
fitta. Andiamo a vedere anche il versante opposto. Notare che non c'è una cartaccia, non c'è spazzatura, a differenza delle dune nel Lazio, per esempio, Capocotta, purtroppo famose per l'omicidio di Pasolini, che stava scrivendo Petrolio contro colui che tirava le file in Italia, che era Eugenio Cefis, e di cui, come dice Orsini, la stampa era già all'epoca piegata come oggi sulle posizioni NATO e delle multinazionali già dell'epoca. Ricordiamo anche Rino Gaetano che parla dello scandalo Lockheed e di Capocotta. Qui è un po' ripida. Si è fatto vedere bene il resto della spiaggia di Bologna, della duna. Chiudiamo andando velocemente in quel punto. Sulla spiaggia di Bologna. Non so se la nitidezza del cellulare vi fa vedere l'Africa, dato che qua siamo prossimi a Tarifa, Stretto di Gibilterra. Se l'immagine è abbastanza nitida, si vede pienamente l'Africa.